Allora, direi che volete, che possiamo cominciare, no? Sì, credo di sì, sono le 9:21. Va benissimo. Allora, io vedo anche tutti i miei studenti. Sì, e vedo anche Valentina Cuomo, la nostra lettrice ministeriale, che saluto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, un attimo. Allora ci siamo tutti, bene. Ah, e possiamo cominciare. Quindi, care tutte e cari tutti, sono davvero molto lieta di presentarvi oggi il professor Mirko Tavoni, che saluto calorosamente, e questo di cuore, perché noi ci conosciamo già da molti anni, da ormai forse 30 anni, dai primi anni 90, diciamo, no? Eravamo bambini all'epoca. Eravamo bambini, e pur sempre abbiamo fatto forse i primi passi verso un convegno bellissimo, no? Bellissimo, sull'Italia e il Rinascimento in Europa. Bellissimo. Mi ricorderò per sempre, perché tu hai avuto il coraggio di invitarmi ad un convegno, e io ho potuto parlare su Trissino e Lutero. Che l'argomento per me, mica per gli altri forse, ma per me è stato veramente bellissimo. Allora, Mirko Tavoni è professore emerito di linguistica italiana e filologia dantesca all'Università di Pisa. Ha svolto numerose ricerche sulla storia delle idee linguistiche nel Rinascimento e su Dante, che sarebbe lungo menzionare. Cito fra tutte un'edizione tradotta e commentata del De Vulgari Eloquentia del 2011, che ho sempre accanto a me, e che veramente mi serve sempre per le mie ricerche, e se dico sempre vuol dire tutti i giorni. E il volume Qualche idea su Dante del 2015, sull'interpretazione di punti cruciali di varie opere del poeta fiorentino e sullo sviluppo della sua identità di autore in rapporto con le tormentate vicende biografiche. Mirko Tavoni è stato fondatore e presidente del consorzio interuniversitario ICON, Italian Culture on the Net, una rete di università nota per la promozione e la diffusione della lingua e della cultura dell'Italia nel mondo, attraverso tecnologie telematiche e per un attrattivo corso di laurea online per stranieri. Dopo aver discusso ieri sera all'Italian Centrum della Freie Universität di Berlino sul tema Sogni e visioni nel Purgatorio, Mirko Tavoni ci parlerà oggi di Dante, linguista al crocevia tra filosofia, politica e biografia. Mirko, ti prego di cominciare la tua presentazione e invito il pubblico a scrivere le domande o i commenti nella chat o di attivare il microfono dopo l'intervento di Mirko Tavoni. Ti prego. Bene, molte grazie alla professoressa Liber, alla amica Maria Liber, amica di lunga data Maria Liber. E in tempi più recenti, cioè nel 2017, ho avuto il piacere di fare una lezione in presenza, nella vostra università e
mi riprometto di ripetere l'esperienza non appena la pandemia ce lo permetterà. Per oggi accontentiamoci di incontrarci online. Dunque, che il De Vulgari Eloquentia sia animato da una fondamentale motivazione politica è una novità degli ultimi 10-15 anni. Ed è precisamente la novità che differenzia il nostro modo di interpretare il trattato oggi dal modo in cui lo interpretava l'edizione critica 1969 e commentata 1978 di Pier Vincenzo Mengaldo, mezzo secolo fa. L'interpretazione di Mengaldo, in accordo con l'idea di Dante di Gianfranco Contini, voi ricorderete che un'idea di Dante è il titolo di una famosa raccolta di saggi danteschi di Contini, e l'idea di Mengaldo sulla scia di Contini era che Dante accompagna sempre la sua poesia, mentre la produce nelle sue successive fasi stilistiche sperimentali, la accompagna sempre con riflessione metapoetica e con l'autoesegesi sull'autentico significato della propria poesia passata. Il De Vulgari Eloquentia, in questa ottica, rappresenta il momento teorico saliente di questa costante della personalità di Dante, e cioè il momento dedicato agli aspetti tecnici, linguistici e retorici della sua propria poesia e della poesia volgare di altri. Bene, questa idea è ancora valida, naturalmente, per spiegare il secondo libro del trattato, ma è insufficiente per rendere conto dell'intero primo libro, che i cui contenuti ho sintetizzato in questa mappa concettuale che più avanti, che ora cominciamo a vedere e poi più avanti commenterò. E cioè, quali sono questi contenuti del primo libro? Uno, la definizione filosofica dell'essenza del linguaggio. Che cos'è il linguaggio? Capitoli 1-3. La storia linguistica dell'umanità, dal primiloquium di Adamo fino alla Torre di Babele, capitoli 4-7, e dopo la Torre di Babele, la colonizzazione dell'Europa, capitoli 8-9, poi la scoperta della intrinseca mutabilità di ogni lingua umana nel tempo e nello spazio, capitolo 9, fino alla mappa dei volgari italiani, dei dialetti italiani, come le chiamiamo oggi, capitoli 10-15, e l'idea utopica di un volgare illustre, a cui sono dedicati i capitoli 16-19, idea che ha profonde implicazioni politiche, strettamente connesse, come vedremo, con l'idea imperiale. Bene, tutti questi contenuti che ho appunto visualizzato su questa mappa, le loro fonti disparate e l'intero universo di discorso creato così da Dante cadono completamente al di fuori della dimensione poetica, hanno origine in altre dimensioni della personalità di Dante, in altri interessi filosofici e rivelano diversi progetti culturali e guardano a un pubblico più vasto e più composito che non quello dei poeti. Un pubblico ampio e composito legato alle contingenze biografiche di Dante esule negli anni 1304-1306, nei quali compose il suo trattato linguistico. A livello filosofico più alto, più universale, l'idea politica che fonda il trattato è l'idea aristotelica che il linguaggio è caratteristica unica ed esclusiva della specie umana.
non hanno il linguaggio gli animali, gli altri animali, e non hanno il linguaggio gli angeli, sostiene Dante. E perché la natura ha dato solo all'uomo questo dono? Perché solo l'uomo è destinato a vivere in società e il linguaggio è necessario per costruire la società. Questo concetto è messo in grande evidenza da San Tommaso nel commento alla frase di apertura della Politica di Aristotele ed è ripreso da Dante all'inizio del trattato. In questo passo, dove Dante dice che solo all'uomo è stato dato il linguaggio perché solo all'uomo era necessario. Non era necessario che parlassero né gli angeli né gli animali inferiori, bensì la natura avrebbe dato loro il linguaggio invano, il che la natura aborrisce di fare, la natura non fa mai niente di inutile. Questo passo è fondamentale per capire la genesi del De Vulgari, il legame che lo lega al convivio, il trattato filosofico che Dante ha scritto in parallelo. Ci dice che il concetto di locuzio che sta alla base del De Vulgari Eloquentia è un concetto attinente alla sfera politica, nel quale Dante si è imbattuto consultando il commento di San Tommaso alla Politica di Aristotele. Il possesso esclusivo della locuzio è addirittura la prova del fatto che l'uomo è per natura animale politico. Voi sapete la famosissima frase di Aristotele che l'uomo è zoon politikon, è un animale politico, che sta scritta proprio all'inizio del trattato di Aristotele sulla politica. Bene, nel commentare proprio questa frase iniziale della Politica di Aristotele, San Tommaso adduce il linguaggio come prova principale del fatto che l'uomo è animale politico. E proprio per questo la natura ha dato solo all'uomo il linguaggio. Dunque, pensa Dante, illuminare la natura del discorso umano è di capitale importanza per illuminare i principi della convivenza civile. E il proposito di giovare all'espressione linguistica delle genti illetterate, che Dante si prefigge in apertura del trattato, lo vediamo qui, l'ho evidenziato in rosso, che lui con l'aiuto del verbo che lo ispira dal cielo tenterà di giovare alla locuzio, cioè alla espressione linguistica delle genti volgari, cioè delle persone illetterate che conoscono solo il volgare, non conoscono il latino. Bene, questo programma, che è il programma del De Vulgari, è cruciale per il parallelo programma del convivio, nel quale Dante si ripropone di educare eticamente e politicamente una nuova classe dirigente italiana. Quindi in questa fonte, Aristotele e Tommaso, cogliamo l'idea del trattato linguistico nel momento in cui germoglia, rendendosene autonoma dalla tematica politico-civile del convivio. È merito di Irène Rosier-Cattache con Rudi Imbach di avere messo in evidenza questo fatto in una serie di lavori pubblicati fra il 2005 e il 2011 che trovate qui elencati e in particolare nelle loro rispettive edizioni tedesca e francese del De Vulgari Eloquentia. Nell'ambito di questi studi è emersa anche una nuova visione di che cosa sia la Torre di Babele per Dante. La Torre di Babele, qui la vediamo inserita all'interno di una mappa T in O. Mi soffermo brevemente a spiegare che cosa sono queste mappe medievali.
vero, dette anche mappe isidoriane o orosiane. E, si tratta di una cartografia universale cristianizzata. La mappa T in O dipende dalla forma che vedete, cioè la O è l'ecumene, le terre emerse che occupano tutto questo spazio circolare, mentre il resto del pianeta è coperto da acqua, quindi la Terra è circondata dall'oceano. Allora, questa è la Terra che è divisa, come vedete, in tre. Sono i tre continenti. Il continente in alto, che occupa la metà superiore del cerchio, è l'Asia, mentre i due continenti sono in basso a sinistra l'Europa, in basso a destra l'Africa. La T è data da queste linee, è vero? Che cosa sono queste linee? La linea orizzontale è la linea dei due fiumi, Don a sinistra e Nilo, è vero? Che separano l'Asia dall'Europa, il fiume Don, e l'Asia dall'Africa, il fiume Nilo. E la linea verticale è il Mediterraneo, che separa l'Europa dall'Africa. Qui vediamo questa mappa T in O da uno dei manoscritti che tanti manoscritti che la conservano, che come vedete l'ecumene è contenuto nell'abbraccio di Cristo. Ecco. Allora, Dante aveva sicuramente davanti agli occhi della mente questa geografia nel momento in cui scriveva il De Vulgari Eloquentia. Quindi ho potuto rappresentare con questo mio disegnino, è vero, la storia linguistica dell'umanità raccontata nel De Vulgari Eloquentia. Come vedete in alto, è vero, naturalmente ve ne siete accorti da soli, queste mappe medievali non erano orientate a nord, come sono le nostre carte geografiche moderne, ma era orientata a est. D'altra parte, il verbo orientare significa appunto mettere in direzione dell'Oriente. Ecco. E quindi il punto in alto della carta è il punto cardinale dell'est, che si identifica con il paradiso terrestre. Il paradiso terrestre si trovava sul bordo dell'oceano e identificava la posizione dell'est. È chiaro che l'est, l'Oriente, è il punto da cui tutto comincia, da cui sorge il sole, da cui tutto comincia. Poi venendo giù, a metà, al centro circa dell'Asia, vedete che c'è Babele. Mentre più in basso, vicino al Mediterraneo, c'è Gerusalemme. Ecco. Allora, la Torre di Babele, è vero, non è un residuo teologico per il pensiero linguistico di Dante nel De Vulgari Eloquentia, ma è un fatto storico, un evento fondamentale nella più antica storia e geografia dell'umanità, che si pone a metà strada fra l'origine della umanità, qui nel paradiso terrestre, e la colonizzazione dell'Europa a opera di tre idiomi babelici, capostipiti delle tre famiglie linguistiche in cui si raggruppano tutte le lingue moderne d'Europa. Perché da Babele si dipartirono tre idiomi babelici, è vero? I cui parlanti si diressero verso l'Europa e colonizzarono gli uni la parte orientale, e da questo sarebbe poi questo idioma si sarebbe poi sviluppato il greco grammaticale. Un'altra parte occupò l'Europa settentrionale, portatrice dell'idioma proto-germanico slavo, da cui si sarebbero poi differenziate tutte le lingue
che noi chiamiamo germaniche e tutte le lingue che noi chiamiamo slave. Naturalmente Dante non possedeva queste categorie. E il terzo idioma è quello che noi possiamo chiamare proto-romanzo, e cioè l'idioma da cui sarebbero derivate le lingue doc, doil e dissi. Idioma che assolutamente non è il latino per Dante, non è il latino, ma su questo ci soffermeremo dopo. La ambiziosissima ricostruzione storica di Dante, questa che vi sto riassumendo, è perfettamente razionale e non include nessuna interpretazione del volgare illustre in chiave di recupero nostalgico della lingua di grazia originaria. C'è questo luogo comune che nel Medioevo tutti avevano la nostalgia della lingua di grazia perduta a Babele. Benissimo, questo è un tema che circola, ma non è di Dante. Ecco, non è di Dante. Questa idea è stata sostenuta nei decenni scorsi, parecchio tempo fa, negli anni 60, negli anni 80, è vero, ma non è un'idea giusta. La mappa delle lingue d'Europa, questa, e poi, come vedremo, la mappa dei volgari d'Italia, è perfettamente empirica sulla base dei dati di cui poteva disporre Dante, sulla base delle informazioni storiche e geografiche di cui Dante poteva disporre. E il progetto del volgare illustre non ha nulla di mitico, nostalgico, ma al contrario è un progetto politico che guarda razionalmente al futuro linguistico dell'Italia e tenta di promuoverlo. Il principio aristotelico-tomistico della politicità, parlando della Torre di Babele, ecco, permetto di rimandare a questo articolo in cui sono sviluppati i concetti che vi ho appena riassunto, e a questo video che abbiamo registrato insieme Elisa Brilli e io sul canto 31esimo dell'Inferno, vedete, intitolato Babele come evento storico e come mito politico teologico. Il principio, dicevo, della politicità del linguaggio umano rappresenta il principio più generale, universale e astratto che domina l'intero impianto teorico del De vulgari eloquentia. Al di sotto di questo principio si danno nel trattato molte affermazioni teoriche e prese di posizione specifiche, più storicamente determinate, che definiscono la politicità del trattato in senso concreto. La prima di queste affermazioni è certamente l'impostazione imperiale del trattato, che si manifesta in tre momenti nel primo libro del De vulgari eloquentia. Il primo momento è nel dodicesimo capitolo, dove Dante assegna al siciliano un ruolo di fondazione della lingua poetica italiana. Qui dice: il volgare siciliano si è meritato una fama prima degli altri volgari, perché tutto ciò che poetano gli italiani si chiama siciliano, merita di essere chiamato siciliano. E il merito di questo primato del siciliano è degli illustri eroi, come vedete qui, Federico, imperatore, Federico II, e il suo benegenito figlio Manfredi. Perché Federico II ha il merito di avere fondato la lingua poetica italiana? Perché naturalmente ha raccolto intorno a sé, negli anni 1230-1250, i poeti della scuola siciliana. E quindi dice: questi illustri eroi, eroi è una parola fortissima nel lessico morale e politico di Dante, quindi questi illustri eroi
hanno avuto il merito di porre i fondamenti della lingua poetica degli italiani. Il secondo momento in cui si vede questa idea imperiale che Dante assegna al volgare illustre è nel sedicesimo capitolo, dove Dante mette in campo il principio aristotelico della reductio ad unum in eodem genere. E, diciamo, dopo aver passato in rassegna i volgari d'Italia, diciamo i dialetti d'Italia, alla ricerca del volgare migliore di tutti, e che è una ricerca empirica fatta regione per regione, città per città, lui dà tanti esempi dei vari volgari italiani e conclude che nessuno di essi è il volgare di cui lui va in cerca, nessuno di essi è all'altezza. Allora rovescia la ricerca da induttiva a deduttiva e dice e pone questo principio aristotelico che in ogni genere di oggetti ne esiste uno che è il più semplice di tutti, che funge da unità di misura degli altri. Per esempio fra i colori è il bianco, fra i numeri è l'uno. Allora lui dice anche tra i volgari deve esistere uno che è il più semplice di tutti, a cui tutti gli altri si commisurano. Benissimo. E da qui arriva a dire, bene, questo volgare che non ha sede in nessuna città è il volgare scritto dai poeti illustri, è vero, e quindi diciamo la lingua poetica illustre italiana è la concreta realizzazione di questo volgare illustre che è il più semplice e più nobile di tutti i volgari. Benissimo, cosa c'entra questo principio della riduzione di tutti gli enti a uno? C'entra perché questo principio Dante dove lo ha tirato fuori? Lo ha preso dalla controversia politica dei suoi tempi, proprio di quegli anni, perché era un principio che aveva a che fare con i rapporti di potere fra il Papa e l'imperatore. E per cui era un principio, è vero, questo principio che tutte le cose appartenenti a uno stesso genere si riconducono a uno che è il che sta più in alto di tutti gli altri, lo adducevano i teorici della superiorità del potere del Papa su quello dell'imperatore. E quindi veniva discusso nell'ambito di questa polemica. Dante l'ha trovato lì e con una di quelle estrapolazioni geniali che fa lui lo ha spostato dal campo della politica al campo della linguistica e gli è servito per mettere a fuoco questa idea di volgare illustre. Il terzo luogo nel quale si manifesta l'idea imperiale è il capitolo diciottesimo, nel quale Dante illustra i quattro epiteti che definiscono il volgare più semplice e più nobile d'Italia, metro di tutti gli altri. Questi quattro epiteti sono illustre, cardinale, aulico e curiale. Lasciamo perdere illustre e cardinale, soffermiamoci su aulico e curiale, che sono epiteti direttamente politici, a significare che il volgare illustre, la cui unica documentazione l'abbiamo appena visto, è nella lingua poetica siciliana, nella lingua poetica scritta dai rimatori illustri di tutta Italia. Il volgare illustre non è affatto per sua natura la lingua speciale della poesia, ma è per sua natura e vocazione la lingua di tutti gli italiani
nella sua più alta funzione civile e politica. La lingua della aula e della curia del futuro governo imperiale dell'Italia. Leggiamo qui è che noi lo chiamiamo, se noi lo chiamiamo aulico, l'aula è il palazzo del principe, del re, dell'imperatore. Se noi lo chiamiamo aulico è perché se noi italiani avessimo una aula, cioè un palazzo del nostro sovrano, questo volgare avrebbe sede in quel palazzo. Ma siccome questo palazzo non esiste, è vero, guardate le parole in rosso, alla fine il nostro volgare illustre va in giro peregrinando, è vero, e viene ospitato in case più modeste, in dimore più modeste, dato che non abbiamo l'aula, non abbiamo il palazzo reale. E quanto all'aggettivo curiale, dice Dante, è anche giusto chiamarlo curiale. L'aula è il palazzo del sovrano, la curia è l'insieme degli uffici del governo, potremmo dire l'amministrazione dello Stato. E non abbiamo neanche la curia, come non abbiamo l'aula, non abbiamo neanche la curia, dice Dante, nelle frasi al centro, dato che cum curia cariamus, dato che non abbiamo la curia. Ma, dice alla fine di questo brano, è vero che non abbiamo la curia, ma abbiamo le membra disgiunte di questa curia. Chi sono queste membra disgiunte della curia? Sono i poeti illustri. Che tengono in vita nelle loro poesie, nelle loro canzoni, tengono in vita il volgare illustre che un giorno sarà la lingua dell'aula e la lingua della curia. E che in attesa che arrivi il principe, è vero, questi membri, cioè i poeti illustri, sono tenuti insieme dal grazioso lumine rationis, dal grazioso lume della ragione. Questa tematizzazione dell'aula e della curia come correlati intrinseci del volgare illustre apre a una fortissima proiezione politica sul futuro, il futuro nel quale l'Italia avrà fisicamente riunita in un palazzo reale e nella persona di un principe, quella curia che oggi è dispersa nelle sue membra, cioè le persone dei poeti illustri, i doctores eloquentes, che in attesa dell'avvento del principe incarnano sparsamente il divino lume della ragione. L'idea imperiale, quale si trova espressa nei tre luoghi ora richiamati, non è un'idea culturale, ma è un'idea pienamente politica. Dante ha compiuto un'operazione di audacia intellettuale inaudita, rendetevene conto, un'audacia intellettuale inaudita, cioè ha preso i rimatori in volgare illustre, che sono dei semplici poeti che scrivono le loro canzoni, e li ha trasformati, è vero, nella avanguardia del futuro potere imperiale che dovrà essere restaurato in Italia. E come il volgare illustre, simbolo di questa curia, è attualmente in esilio, lo abbiamo appena visto, così i due poeti di punta di questa curia in esilio sono appunto due esuli. Nella De Vulgare Eloquenza Dante usa addirittura sei volte l'espressione fissa cinus pistoriensis et amicus eius, cioè Cino da Pistoia e il suo amico. Chi è il suo amico? È lui stesso Dante. E quindi lui pone ai vertici dei doctores eloquentes italiano il suo amico Cino da Pistoia
e lui stesso, e ne fa i campioni rispettivamente Cino della poesia d'amore e lui Dante della poesia dottrinaria, della poesia morale. Bene, questi due poeti che lui mette in primissimo piano sono appunto due esuli. Cino da Pistoia era un guelfo nero, esule da Pistoia dove predominavano i bianchi, e lui Dante è un guelfo bianco, esule da Firenze dove predominano i guelfi neri. L'ostentata diarchia poetica Cino Dante esprime uno straordinario valore simbolico bipartisan per il fatto che entrambi sono esuli e di partiti opposti, uno guelfo nero e l'altro guelfo bianco. Se ora scendiamo al di sotto di questo livello di generalità rappresentato dall'idea imperiale e dall'intera tradizione della poesia italiana illustre che ne è rappresentante, se scendiamo a temi politici più specifici, ci troviamo strettamente intrecciati alle circostanze biografiche dell'autore Dante Alighieri nel tempo e nel luogo in cui pensava e scriveva queste cose. Per questo, negli anni in cui ho lavorato al commento al De Vulgari Eloquentia, uscito nel 2011, che la professoressa Liber vi ha mostrato, via via che cercavo di interpretare questi punti teorici, che comportavano altrettante prese di posizione politica militante di Dante, mi sono trovato inevitabilmente a chiedermi in quale anno e in quale luogo precisamente, in quale ambiente culturale e politico, all'interno di quale progetto di vita egli avesse concepito queste quelle idee. E negli anni immediatamente successivi alla pubblicazione del mio commento, sono stato naturalmente indotto ad approfondire i rapporti teorici fra il De Vulgari Eloquentia e l'opera coeva Il Convivio e il rapporto dell'una e dell'altra con le rispettive circostanze biografiche. E questi sono una decina di studi miei usciti fra il 2014 e oggi. Ecco. La mia conclusione da queste ricerche, che posso qui solo enunciare, ma vi prego di credere, è fondata su argomenti abbastanza solidi, le mie conclusioni sono queste due. Uno, scusate, questa diapositiva è rimasta in inglese perché ho presentato queste cose a un convegno a Rochester qualche settimana fa. Comunque, Dante ha ideato il suo monumentale progetto di filosofia etico-politica del convivio quando si trovava ospite presso la corte di Bartolomeo della Scala a Verona, a partire dalla primavera 1303. E qui, dalla primavera 1303 alla primavera 1304, ha scritto il primo libro del convivio nel quale il De Vulgari è preannunciato. Due, Dante ha poi composto il De Vulgari Eloquentia a Bologna, dove era stato costretto a trasferirsi, per cause storiche che qui non possiamo neanche nominare, fra l'estate del 1304 e i primi mesi del 1306, quando il regime bolognese, guelfo bianco, amico di Dante, che gli dava ospitalità, verrà rovesciato e si instaurerà un regime guelfo nero mortalmente nemico di Dante. Allora egli sarà costretto a fuggire e si aprirà tutta un'altra storia. I tratti intellettuali costitutivi dei due trattati si armonizzano così bene con questi due ambienti, cioè rispettivamente Verona e Bologna, da indurmi a ritenere che i due trattati sono stati concepiti rispettivamente per questi due ambienti. Guardiamo questa frase nel primo libro del De Vulgari Eloquentia, dove Dante del convivio, dove Dante si giustifica per avere scritto il trattato in volgare anziché in latino. È un trattato di filosofia etica e politica.
dice il latino avrebbe dato a pochi il suo beneficio, mentre il volgare servirà a molti. E fra questi molti a cui lui dice di rivolgersi, individua subito un sottoinsieme molto ristretto e molto ben definito, che costituisce il suo pubblico, il suo reale pubblico di riferimento. E questi nobili, è vero, illetterati che non sanno il latino, sono principi, baroni, cavalieri e molt'altra nobile gente. Non solamente maschi, ma femmine, perché Dante è estremamente aperto alle donne, cioè nota che le donne non ricevevano normalmente una educazione liberale, cioè non si insegnava il latino alle donne, quindi le donne erano, tranne rarissime eccezioni, le donne erano illetterate. E lui vuole scrivere il trattato per giovare a questi nobili illetterati, non solo uomini, ma donne, che sono molti e molte in questa lingua, volgari e non letterati. Questo è il pubblico a cui lui si rivolge nello scrivere il convivio. Alla corte di uno di questi signori nobili illetterati, che è Bartolomeo della Scala, e per tutto il suo entourage. I nobili non erano persone colte, avevano una cultura solo volgare, non conoscevano il latino. E il riferimento alle donne è particolarmente preciso nei confronti della corte degli Scaligeri, che stava facendo una politica di nobilitazione mediante matrimoni di altissimo rango con donne discendenti niente meno che dalla casa degli Svevi, dalla casa imperiale. Bene, quanto al De vulgari eloquentia, i collegamenti culturali e linguistici, prima ancora che politici, fra il trattato e Bologna, ecco, scusate, tornando al convivio, voglio segnalare questo articolo di Gianfranco Fioravanti, che è l'ultimo editore, commentatore del convivio, La nobiltà spiegata ai nobili, una nuova funzione della filosofia, che appunto dall'analisi approfondita del trattato trae la conclusione che io condivido, che sia un trattato scritto per spiegare ai nobili che cosa è la vera nobiltà. Quanto al De vulgari eloquentia, è vero, i suoi collegamenti culturali e linguistici fra il trattato e Bologna sono talmente forti e autoevidenti che sono stati notati da molto tempo da diverse categorie di studiosi. Segnalo in particolare questi due libri recenti, il primo in inglese e il secondo in italiano, e in particolare questi due articoli contenuti nell'uno e nell'altro di questi volumi, dove si parla molto dei rapporti stretti che collegano il De vulgari eloquentia con Bologna. In effetti, l'intero universo di discorso del primo libro del De vulgari, che ho visualizzato nelle figure 1 e 2 che abbiamo appena visto, trova nel composito ambiente culturale di Bologna la summa ideale di tutti gli interlocutori appropriati, dai teologi anni fa, prima che questo filone neostoricizzante, diciamo, si sviluppasse. E allora parto dalla giustissima osservazione di Ascoli, che nel confrontare De vulgari eloquentia rispetto al convivio nota che nel De vulgari eloquentia Dante fa un passo avanti, un deciso passo avanti nella
sua confidenza in se stesso come autore. Questa diversità si rileva già nelle primissime parole del trattato. Cum neminem ante nos de vulgaris eloquentiae doctrina quicquam inveniamus tractasse. Dice, la prima cosa che dice Dante è: tratto della volgare eloquenza e nessuno ne ha trattato prima di noi. È una bella affermazione, è vero, di confidenza nella propria autorevolezza. Ecco. Mentre all'inizio del convivio Dante aveva scritto: sì, come dice lo filosofo nel principio della prima filosofia, tutti gli uomini naturalmente desiderano di sapere. Lì aveva cominciato nascondendosi dietro una citazione di Aristotele, quindi non mettendosi in primo piano come autore, mentre nel De vulgare eloquentiae si mette in primissimo piano come autore. E questa è una giusta osservazione di Ascoli. Ascoli nota anche giustamente che nel De vulgare eloquentiae Dante inaugura e mantiene l'uso del plurale maiestatis, cioè non scrive io, riferendosi a se stesso come autore, ma scrive nos, noi, come possiamo vedere, ecco, in questa rassegna di passi desunti dalle concordanze in cui lui usa il plurale maiestatis, nos, nobis, eccetera. Ugualmente azzeccata è l'osservazione di Ascoli che l'esilio gioca un ruolo del tutto diverso nei due trattati. Nel trattato italiano la posizione di Dante come esule è immediatamente presentata come un ostacolo che deve essere superato per scrivere il trattato. Invece, nel De vulgare eloquentiae, l'esilio è menzionato solo dopo 5 capitoli, e viene fuori solo per dire che, dato che esule, ha conosciuto tanti diversi volgari ed è capace di giudicarli. In altre parole, qui l'esilio è una fonte di autorità, non un impedimento ad essa. Questa nuova fiducia di sé come autore, questa nuova sicurezza rispetto alla sua condizione di esiliato, risulta nel modo più chiaro mettendo a confronto questi due passi rispettivamente dal convivio e dal De vulgare eloquentiae. Nel convivio questo, Dante dice di sé di essere andato peregrinando, quasi mendicando, come un mendicante, mostrando contro mia voglia la piaga della fortuna, essendo costretto a esibire le ferite che porto sul mio corpo per la mia disgrazia. Veramente sono stato legno senza vela, cioè una nave senza vela, senza timone, portato dalla corrente a diversi porti dal vento secco che vapora la dolorosa povertade. Si presenta come un mendicante, come un povero. E a causa di questa sfortuna, di questa povertà, dice, non solamente mia persona in vilio, non solo la mia persona è risultata più vile, più misera, ma anche la mia opera, anche tutta la mia opera è apparsa più vile, sia l'opera che avevo già scritto, sia quella che mi accingevo a scrivere. Quindi è una dichiarazione veramente di grandissima modestia, di grandissima sofferente modestia. Guardate cosa scrive di sé nel De vulgare eloquentiae. Che il volgare illustre doni gloria ai suoi cultori è evidente. Guardate che frase di enorme sicurezza, esagerata sicurezza. Non è forse vero che i domestici del volgare vincono per fama,
re, marchesi, conti e magnate, addirittura. Non c'è bisogno di dimostrarlo. E quanto il volgare renda gloriosi i suoi familiari, lo so io, ma dice nos, lo sappiamo noi che per la dolcezza di questa gloria ci gettiamo alle spalle il nostro esilio. C'è una differenza dal giorno alla notte, o meglio dalla notte al giorno, passando da quel passo del convivio a questo del volgare eloquenza. Come si spiega questa straordinaria evoluzione? Qui la contestualizzazione storica ci fa capire molto di più. Il primo passo, infatti, Dante lo ha scritto per i signori di Verona, che lo ospitano come esule, solo, politicamente isolato e povero. Egli si propone loro come filosofo laico, questa felice etichetta coniata da Rudi Imbach, filosofo laico è chi scrive filosofia in volgare, non in latino, i professionisti, cioè i maestri universitari, i filosofi scrivono in latino, invece fuori dall'università c'è chi si è fatto una cultura filosofica e espone in volgare a uso di chi non possiede il latino. Quindi egli si propone ai della Scala come filosofo laico che può assistere culturalmente nell'arte di governo. Vorrebbe insegnare loro che cosa è la vera nobiltà, secondo la formula di Fioravanti citata prima. Da loro spera di ottenere, grazie al convivio dottrinario che imbandisce per loro, di riscattarsi dall'avvilimento anche intellettuale conseguente alla dolorosa povertà. Interpreta il suo ruolo con dignità e orgoglio, ma oggettivamente è uno al loro servizio, senza risorse proprie, che dipende dalla loro liberalità, dal loro volubile apprezzamento, dal loro arbitrio. Il secondo passo, invece, Dante lo ha scritto a Bologna, immerso in un ambiente intellettuale dove gode di alto prestigio, come filosofo laico, come poeta volgare illustre, come maestro di poetica e di retorica, e forse non è escluso con un qualche ruolo universitario. Non è più al servizio di principi, baroni, cavalieri e molt'altra nobile gente, ma si sente liberamente al servizio del volgare, che lo ripaga di gloria al punto da renderlo superiore, abbiamo visto, a principi, baroni, cavalieri, operando un incredibile scavalcamento sociale. Veniamo ora alla vessatissima contraddizione fra il giudizio di maggior nobiltà assegnato al latino nel convivio e di maggiore nobiltà assegnato al volgare nel De volgare eloquenza. E rispettivamente in questi due passi, il primo del convivio e il secondo dal De volgare. Nel convivio dice che il volgare seguita uso, mentre il latino seguita arte, onde concedesi essere più bello, più virtuoso e più nobile. Quindi è più nobile il latino del volgare perché il volgare è una lingua puramente naturale, mentre il latino è una lingua costruita sulla ragione, codificata artificialmente con la ragione. Nel De volgare eloquenza, invece, dice che ci sono due tipi di linguaggio, di locuzio, la locuzio vulgaris, cioè il linguaggio naturale, volgare, e la locuzio artificialis secundaria, la grammatica. Di queste due, dice, nobilior est vulgaris, la più nobile è il volgare, è quella volgare, perché è usata da tutto il genere umano, perché tutti ne fruiscono e perché è naturale, mentre l'altra è artificiale. E di questa forma di linguaggio più nobile intendiamo trattare in questo trattato. Come si spiega questa contraddizione?
Su questa contraddizione sono corsi fiumi di inchiostro senza risultati convincenti. Essa si spiega molto meglio, secondo me, se si esce dal mero confronto dottrinale e si chiama in causa il diverso atteggiamento autoriale di Dante verso i diversi pubblici dei due trattati. L'atteggiamento di filosofo laico che divulga la filosofia a nobili illetterati nell'entourage scaligero-veronese, infatti, presuppone la tradizionale superiorità del latino. Lui, il banchetto, il convivio è intitolato a questa metafora del banchetto e comincia col dire così: o beati quelli pochi che seggiono a quella mensa dove lo pane degli angeli si manuca, e miseri quelli che con le pecore hanno comune cibo. Quindi qui lui adotta la metafora biblica del pane degli angeli, che è la manna mandata da Dio agli ebrei nella traversata del deserto. Che cos'è qui il pane degli angeli? È il sapere, che cioè la filosofia. Allora, chi sono quelli che siedono alla mensa, i beati che siedono alla mensa dove si mangia il pane del sapere? Sono quelli che sanno il latino e possono leggere di filosofia. Al di fuori di questa beata mensa, sotto, molto sotto, ci sono tutti gli altri che addirittura vengono paragonati alle pecore. Quindi lì il pane degli angeli, gli altri, quelli che brucano l'erba. È evidente che il latino è superiore al volgare, cioè più dislivello di così si muore. E Dante come si colloca? Si colloca in una posizione intermedia, perché dice: io non seggio alla beata mensa, perché non sono un filosofo di professione. Sono un filosofo laico, poverino, un divulgatore. Quindi non siedo alla beata mensa, però raccolgo delle briciole di quello che vedo consumare nella beata mensa. Io le raccolgo tutte e le passo ai poveretti che stanno sotto di me. Allora, in questo contesto è ovvio che dice che il latino è superiore al volgare. In questo schema prossemico è evidente che il latino è di gran lunga superiore al volgare. Invece a Bologna si trova in un contesto completamente diverso. Ha come interlocutori un pubblico solidale di maestri di artes dictandi in latino e in volgare e di giudici notai perfettamente letterati, ma al tempo stesso appassionati e cultori di poesia volgare. E di fronte a loro Dante può assumere l'atteggiamento che gli è riconosciuto di massimo poeta volgare e di teorico dell'eloquenza volgare. E di fronte a questo pubblico amico di lui come poeta, ecco, può spingersi a valorizzare il volgare fino al estremo punto di audacia di dire che, siccome è naturale, è più nobile del latino. Tocco un ultimo punto. Ecco, nel sesto capitolo del secondo libro Dante parla di sintassi, sta teorizzando tutte le componenti del volgare illustre, dello stile tragico, che sono appropriati per scrivere lirica alta. Allora arriva anche alla sintassi. Per inciso, che cos'era la sintassi al tempo di Dante? Allora, forse non tutti sanno che praticamente non esisteva la sintassi ai tempi di Dante. Certamente non c'era nessuna idea di sintassi del periodo, proprio era completamente sconosciuta.
nella storia della linguistica la sintassi del periodo comincia a esistere con Port-Royal. Cioè lì si mette a fuoco il fatto che la frase può essere composta da frasi semplici e che i rapporti sintattici possono essere studiati. All'epoca di Dante, chi si occupava più o meno di questa materia non era la grammatica, ma la retorica, che analizzava le componenti del periodo, è vero, non in termini di relazioni sintattiche, ma in termini di, diciamo così, peso retorico, ecco, ma comunque faceva dei discorsi che assomigliano vagamente ai nostri discorsi di sintassi della frase complessa. Comunque Dante dà tre esempi di suprema constructio. Allora, come deve essere la suprema constructio? Cosa curiosa per teorizzare come può essere la sintassi più alta del volgare, da tre esempi in latino, da tre esempi in latino, che sono questi. Allora, piget me cunctis pietate maiorem, vabbè, le traduco direttamente. Allora, mi addolora, è vero, mi riempie di pietà vedere, pensare a coloro che in esilio possono rivedere la loro patria solo in sogno. Questo è il primo esempio. Il secondo esempio dice: la lodevole discrezione del Marchese d'Este e la sua magnificenza a tutti nota lo rende amato a tutti. Il terzo esempio è: dopo che era stata strappata dal tuo seno, o Firenze, la gran parte dei tuoi fiori, invano il secondo Totila si avvicinò alla Trinacria. Allora, il primo esempio è un pensiero all'esilio, è un pensiero patetico rivolto agli esuli. Non potrà sfuggire che lui era esule. Ma il secondo e il terzo esempio sono sarcasmi politici. Sono sarcasmi politici. Allora, il Marchese Azzo VIII d'Este è uno dei capi del partito guelfo filo-angioino italiano. Ed è un personaggio odiato da Dante, con riferimenti nella Divina Commedia, eccetera. Quindi è un attacco sarcastico contro il Marchese d'Este. E il terzo esempio dice: una volta strappati dal tuo seno, Firenze, la gran parte dei tuoi fiori, e si riferisce a chi è, come lui, è stato esiliato da Firenze. Una volta che è stato compiuto questa massa di esili nell'anno 1302, invano il secondo Totila, chi è il secondo Totila, così sprezzantemente definito, è Carlo di Valois. Carlo di Valois, che era responsabile dell'esilio di Dante e di tutti gli altri fiorentini, è vero, ed era il capo del partito guelfo angioino italiano. Allora, Carlo di riferimento alla Trinacria è che invano Carlo di Valois si è rivolto alla Trinacria per combattere Federico d'Aragona, per cercare di riconquistare il regno di Sicilia, ed è stato sconfitto, per cui nel 1302 si è firmata la pace di Caltabellotta, che manteneva la Sicilia sotto il dominio degli aragonesi. Quindi è sarcastico verso Carlo di Valois,
che è stato forte coi deboli, esiliando i poveri fiorentini, fra cui Dante, ma è stato sconfitto da Federico II d'Aragona. Allora, per quanto sembri incredibile, nessuno dei commentatori del De Vulgari Eloquentia aveva fatto caso all'evidente, fortissimo contenuto politico di queste frasi. Bologna è la città ideale, è l'unica città nel quale la combinazione di queste tre frasi dà senso, perché a Bologna erano rifugiati molti fiorentini esuli bianchi, fra cui Dante. E Dante, con questi messaggi, è vero, incita i bolognesi a solidarizzare coi fiorentini esuli, perché sono uniti dagli stessi nemici, perché il marchese d'Este era il marchese che minacciava militarmente Bologna, e Carlo di Valois è il capo italiano del partito guelfo. Quindi questi tre esempi sono un marchio di bolognesità che Dante ha lasciato scritto nel suo trattato. Se si leggono questi esempi al di fuori di questa contestualizzazione storica, è logico interpretarli come fascoli, come segno di delusione politica, di perdita di ambizioni politiche e di conseguente ritiro nello spazio protetto della poesia e della retorica, ed è quello che Ascoli fa in questo passo che non è necessario leggere. Ma non è vero, cioè la destinazione di questi veri e propri slogan politici, al contrario, rivela che Dante è nel pieno della sua azione militante di poeta. Dante in questo momento non si sente ancora in una situazione di sconfitta, ma in una situazione di lotta aperta. E Bologna è ancora il centro della resistenza contro gli Angioini, i Guelfi Neri Toscani e il Marchesato d'Este, come lo era stato prima della morte di Bonifacio VIII, così nel teatro di guerra toscano come in quello padano, come si vede in questo articolo di uno storico, Paolo Grillo, che sviluppa appunto questa storia. Lo spirito di resistenza di Dante sarà spezzato pochi mesi dopo, nel febbraio-marzo 1306, quando un colpo di Stato, per l'appunto della pars marchesana, cioè del partito guelfo nero filo estense, rovescerà il governo guelfo bianco di Bologna che dava asilo a Dante esule. Il 5 aprile 1306, c'è l'alleanza di Bologna nel nuovo regime con Firenze, Lucca, Prato e Siena per la oppressione, la conculcazione e lo sterminio e la morte perpetua dei ghibellini e dei bianchi. E il 6 ottobre Bologna ribadirà l'ordine che nessun bandito, cioè nessun fuoriuscito, nessun esule o nessun altro della parte dei bianchi di Toscana osi passare o risiedere o abitare nella città e nel territorio di Bologna. Quindi quella che era per Dante un luogo ideale in cui si era rifugiato e in cui pensava di poter costruire il proprio futuro, diventa terra bruciata. È praticamente un secondo esilio a cui lui è costretto. Dante dovrà fuggire e rifugiarsi di lì a pochi mesi in Lunigiana, presso i conti Malaspina, dove lo troviamo il 6 ottobre come loro rappresentante nella stipula della cosiddetta pace di Sarzana. Il De Vulgari Eloquentia venne abbandonato di colpo. Voi sapete che rimane interrotto
su un capitolo, no? Neanche finito, viene proprio interrotto bruscamente. Se la mia visione delle cose è giusta, ho cercato di raccontarvela, il trattato portava segni così profondi della congiuntura biografica entro la quale era stato concepito, cioè della sua matrice bolognese, ne portava tra segni così profondi da non resistere alla distruzione di questo stato di cose. Circa un anno più tardi Dante scriverà questi versi. Ecco, con ciò voglio dire quanto sia stato radicale il cambiamento di prospettive di vita, di identità di autore, a cui Dante andò incontro a causa di questo evento traumatico, io ritengo quasi altrettanto traumatico di quanto dovette essere il suo esilio da Firenze nel 1302. Ecco. Grazie per l'attenzione. Ho finito.